Io ho avuto la possibilità con il servizio civile di conoscere più approfonditamente le comunità dove i senza dimora, in un processo di reinserimento sociale, vivono insieme a altri come loro e stanno facendo un lavoro su di sé per ritornare a gestire la casa, a gestire una vita in comunità in relazione con gli altri, a reinserirsi nel mondo del lavoro. Un processo quindi di vita che mi ha coinvolto, perché comunque quando mi ritrovavo nelle comunità era vivere con loro la cena, il pranzo, la preparazione dei pasti, momenti di convivialità comuni, come essere a casa. Questo per sottolineare quanto sia il servizio civile nient'altro che vivere con loro una quotidianità che è un continuo evolvere, un crescere, un relazionarsi e attraverso questo attingere all'altro crescere. Ecco, io direi che San Marcellino è proprio un'esperienza che va fatta perché ti insegna tanto, tanto in tutti gli aspetti. A volte si pensa che operare sia un essere lì per aiutare l'altro, ma in realtà non è così. Per me San Marcellino è stato aiutare, ma essere anche aiutati a conoscere se stessi.